Vai. Quanto la moda influisce a costruire l'identità di un artista? È importantissimo, da sempre l'immagine comunque di un artista, proprio perché passa molto, da puoi dire delle cose in più scegliendo un abito piuttosto non scegliendolo, dico questa cosa, perché comunque la comunicazione non verbale è importantissima nel momento in cui tu sali su un palcoscenico, perché credo che forse sia ancora più, incide ancora di più di quello che magari uno dice uno canta. Quindi il poter usare per un artista altri modi di comunicare, in questo caso la scelta di un abito piuttosto che un altro, di un accessorio piuttosto un altro, può dire di più di te stesso e della musica che fai. Quindi è importante unire le due cose. Chi lo fa, insomma, può avere anche dei risultati più importanti, incontrare di più il pubblico. E poi comunque, in ogni caso, quando si sale su un palcoscenico è bello potersi in qualche modo travestire, ma nel senso più bello del termine, cioè poter indossare degli abiti che solitamente non metti. Cioè, comunque quel palco è un luogo magico in cui l'artista si può usare, può fare quello che vuole. Quindi la moda ti dà la possibilità, proprio con le creazioni bellissime che fa, di poter anche spaziare da questo punto di vista. Quindi le icone, tante icone della musica sono diventate sia muse ispiratrici della moda, o viceversa il cantante, l'artista ha incontrato l'artista creatore di modelli perché aveva in mente un qualcosa da comunicare anche attraverso un abito, magari sono nate delle collaborazioni interessantissime. Quindi sono molto unite in modo di musica, assolutamente. Vai. Moda e musica, un legame che ha radici profonde. Un legame che è più che pluricentenario addirittura, perché possiamo arrivare alla metà dell'Ottocento, andiamo a rileggere magari anche Proust a inizio del Novecento, poi troviamo appunto Paul Poiret che mantiene Eric Satie, troviamo tante storie, troviamo Coco Chanel che realizza i costumi, ma anche sovvenziona il teatro musicale, e adesso moda e musica sono assolutamente inscindibili, collaborano spesso su progetti, e tra l'altro anche la più piccola sfilata ha una sua colonna sonora fatta apposta, quindi deve raccontare, deve esprimere quello che è il mood, come si dice, il sentimento della sfilata. Nel tuo ultimo libro, La moda è un mestiere da duri, ribadisce anche l'idea che la moda è tutt'altro che frivolezza. Ma sì, è una cosa, noi scontiamo, devo dire, una nostra storia, un nostro racconto anche etico-morale sulla moda, quindi 2000 anni di censura a quella che è la sontuosità, a quello che è l'acquisto. In realtà per noi questo è un settore che rappresenta 104 miliardi di euro, dà lavoro a più di 600.000 persone, 70.000 imprese, quindi è tutto, fuorché leggerezza. Grazie, vi lascio andare a Milano.